Guillermo Mariotto. Viva la libertà, viva la libertà. Lo so che faccio bene, non me ne pentirò. Voglio ricominciare. Vieni su, no, vieni su tu. Caro Guillermo, guarda, che ha portato? Guarda, questo è un dono che ha portato Jay Goranga Das, che è un mio caro amico Hare Krishna, per te. Ma l'albero della vita. Grazie. Per un leone come te. Questo, poi mi spieghi, questo qui c'è il pollice nero, non vorrei insomma, che ci fosse. Lui non può parlare, lui deve. Lui non parla. Tipo parla sordo tu muto. Che sei sul podio. Che è successo, Guillermo? Ho letto delle cose molto interessanti. Sì, beh, tutto quello che si legge oggigiorno su quegli apparecchietti non è proprio da dargli tutta sta retta, eh? Allora non è vero niente, che hai raggiunto la pace dei sensi. No, questo è da vedere. Nel senso che un po' mi sono, a parte che sto facendo quaresima, quindi dalle ceneri. Ma già da prima, è già da, credo, da ottobre, che sono stufato. Stufato, stanco. Io sono stanco anche, io lavoro tanto. Ma sei stanco di che, scusa? Di lavorare, di fare, di cos'ha, viaggiare, venire, dai qua, di su e lui, e poi arrivi a casa e devi pure mettere a fare queste cose. Mi stanca, cioè non ne posso più. E allora ho detto, ma no, perché non è devo essere. È un lavoro pure quello certe volte. Per quindi ho detto, ma se posso scegliere, visto che ci hanno dato il libero arbitrio, scelgo di non farlo. Hai capito? Allora già sento che sta arrivando un'onda lì da Mauro, proprio uno. Un'onda, prepariamo tanto lo sgabello così sta seduto così, è meglio. Prego, prego. Sei bello, interessante, speciale. No, per favore, no. Lascia stare, lascia perdere. Vuoi mettere? Ma vieni, perché vieni. Sei vestito così? Aspetta, facciamolo accomodare, Guillermo, vieni. Ragazzi, come lo trovate? A me sembra molto elegante. No? Molto. Prego, prego. Ma hai rubato il vestito alla Lucarelli o cosa? Non ho gli attributi della Lucarelli. Cos'è successo? Torno a dire. C'è anche allora, la doppia gonna? No, c'è il pantalone, caro. La doppia gonna delle mutande. Io Dioni non lo conosco, questo signore. O meglio, non lo riconosco più. Presentiamoci, no, caro. No, lascia perdere. Non è che hai finito di fare sesso in un senso e cominci in un altro, scusa, non vorrei mai, poi mai. Ma cosa intendi? Dunque, io cosa hai in mente? No, no, aspetta. Vediamo un signore, tutti noi da quella parte, chiaramente sì. di religione buddista, presupponiamo. No. 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 Che cos'è l'arancione? No. Una volta era buddista. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Scusa. E tu appartieni a questa religione? No, no, noi siamo amici da anni. Ed è stato lui che ti ha convertito? Nane. No. Lui è un diffusore di scrittura sanscrita, i libri sacri dei Veda. Lui è un diffusore di questi libri che sono pazzeschi, che io qualcuno ho letto, eccetera, ma siamo amici proprio perché lui è quello che mi porta quei libri. Oh, ho capito. Va bene, noi siamo ecco. Attoniti. Quindi lei attoniti. Può avere un momento attoniti. Qui, scusi. Attoniti. No, non può, vabbè. No, conferma no, comunque questa parte. Allora, lui... Io ho letto, che tu hai detto pure prima, mi sono un po' liberato sto fatto di tornare catene, a scrivere. Catene, ho rotto quelle catene. Era un'ossessione. È una schiavitù, eh? Una schiavitù. Per me lo è stata per anni, una schiavitù. E ora mi ritrovo, a parte che c'è una gabbiana da 2 anni che mi sveglia tutte le mattine all'alba, ma sta per mangiarsi la pasta. C'è la gabbiana con la schiavitù? No, ti spiego che adesso la giornata lunghissima, che parte dall'alba fino alle 2 di notte perché non mi sono abituato a addormentarmi prima. Una gabbiana? Non ce la beh, fa. Beh, si cioè, chiama Geppi. Le fa un po' da gallo, invece di chicchirichì. Ah. Arriva la gabbiana. Una di quelle tante che si vedono a Roma, non dovrebbero no, essere. Questa città. Però gli piace la pasta asciutta cotta al dente, che mi bussa tutte le mattine così. No, ma davvero? E quindi alla fine tu senti qualcuno che bussa e nel sonno ti devi svegliare e te sei svegliato. Okay. E devi andare perché se no non smette di bussare e devi mettere su l'acqua e devi... intanto la gabbiana mangia. Senti, Guillermo, questa... diciamo pace dei sensi, chiamiamola così, da quant'è che dura? Da ieri sera? Ottobre.
Quanto? Ottobre e ottobre è proprio zero. Un applauso, ragazzi. Da ottobre. Da ottobre, mi sembra. Io non è che è successo così, ho detto da oggi non lo faccio più. L'hai sentito? No, che piano piano, un giorno no, non faccio come fanno queste, ho mal di testa e tutte quelle robe lì, e poi alla fine ho detto basta. Cioè, 5 mesi che non pratichi sesso di nessun genere? Neanche con me stesso. Ma ragazzi, questo sinceramente non ci interessa. Allora, tu sei apparso, vi piace sta barba che si è fatto crescere? Sì, sì. Ah, è un sì po' un santone, no? Così. Allora, siccome Guillermo è un uomo di spirito, l'altro giorno ha fatto un videomessaggio, l'abbiamo messo sul nostro profilo Instagram e vedremo i nostri telespettatori che cosa vogjono che tu faccia. Ah, ma poi è andata in onda questa cosa del referendum sulla mia barba, per il referendum sulla barba. Siamo al colmo. Neanche la Brexit riesca a fare un referendum e me lo fanno per la mia barba, capito? Guardate, intanto le varie versioni. Alla vostra destra Guillermo Mariotto senza nulla, pulito, lindo, a metà baffi e una questo è un buchetto che c'ho io qua. Buchetto. Vedi. E a sinistra così com'è adesso. Nature. Nature, allora, perché questa è nature, questo è come mamma t'ha fatto, certo, e come... Certo. Adesso come vedremo come si è espresso il nostro pubblico, intanto ne abbiamo preparato, prego. Ragazza, abbiamo preparato Alessio Bolognesi, tanto tu ti chi sei una tu? No, dagliela. Va del retro, Satana. È un parrucchiere. Dagliela tutta quanta la tua barba. Che? Adesso dagliela tutta quanta la tua barba. Sai quello che ti taglio io se tu mi tagli? No, non ha mica perso per niente il senso di fare... No, ma no, tu ci stai gabbando oggi pomeriggio. In che scincia? No, nel senso che ci stai raccontando delle frottole. No, tesoro. Appena hai visto questo ragazzo hai fatto così, va del retro, Satana. Se tutto vestito di nero, tutto tatuato e voglio tagliarmi la barba... Quindi è ancora una tentazione per te. Ma le tentazioni esistono. E quindi tu resisti alla tentazione. E diamine, guarda, allora, se fa scrivi presto un manuale. Sai come ti dico, come si resiste alle tentazioni? Come si fa? Facile. Vai. Appena vedi tutto quello che è il diavolo, peccato, i pensieri del diavolo, e dice: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta sei fra le donne, benedetto è il frutto del tuo ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. E passa. Ve lo io direi di fermarci qua. Vediamo un po', Roberto. Guarda, che è una preghiera, non è niente di offensivo. No, 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 certo. Assolutamente barba. Barba. Deve lasciarla. Barba. Sì, sì. Posso chiamare in causa qualcuno? Che è l'unico che può dire qua, un piccolo santo che avete qua, che si chiama Santino. Santino, dove tu sei? Santino dietro le quinte. Santino! Che ti aspetta, grazie Guglielmo! Ciao Guglielmo.